Benvenute in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno? Iniziamo dalla colazione. Se vado a prendere del pane di farro, di solito utilizzo quello in integrale, però dovevo consumare questo qui e lo metto a tostare. Nel frattempo prendo il latte di soia e faccio questo frullato che ragazze è buonissimo. Allora ci aggiungo la banana, il latte di soia, gli metto un bicchiere, una tazza, insomma mettete un bicchiere di carta normale. Gli vado ad aggiungere 3 cucchiai, questo qui è orzo soffiato, ma potete mettergli anche l'avena. Aggiungo un pizzichino di cannella. E frullo tutto con il mini primer per all'incirca un 2 minutini. E voilà, il mio frullato è pronto. Dopo aver fatto tostare il pane, gli metto su della marmellata. Io adoro la marmellata a fragola e ne utilizzo una, questa qui, che è senza zuccheri aggiunti. Nel frattempo ho sciacquato anche i lamponi, li adoro. Quando non li mangio così, di solito li aggiungo negli yogurt. E questa qui è la mia colazione. Dopo aver fatto colazione, metto le mie scarpette e corro in palestra. Adesso vi parlo di questi nuovi prodotti che mi sono stati inviati e in particolar modo vi parlo del Fit Chocolate. Il True Beauty poi lo proveremo sicuramente in seguito. Queste qui sono delle proteine al sapore di cioccolato, sono della soia, sono totalmente naturali, ma ci sono anche altri ingredienti all'interno. Possono essere utilizzati sia come sostituto del pasto. Io non sostituisco nessun pasto, però dopo aver fatto palestra invece della merenda e dopo aver alzato abbastanza pesi, vado a fare il mio frullato proteico. Potete utilizzare del latte parzialmente scremato, latte normale. Io in questo caso ho aggiunto il latte di soia 250 ml. All'interno andrebbe anche un cucchiaino di olio, che sia di cocco, che sia di semi di girasole. Io non gliel'ho messo perché comunque già avevo fatto una bella colazione abbondante. Vado ad aggiungere le proteine all'interno e shakero il tutto ben bene. Mi piace il sapore di questo prodotto perché sa proprio di cioccolata, sembra che bevete il latte al cioccolato in pratica, non ha un sapore disgustoso, di solito le proteine hanno un sapore tutto. Invece questo qui mi è piaciuto molto. Eccolo qui finito, non ci resta che fare il cin cin. Poi preparo il pranzo, questi qui sono dei gamberetti sgusciati, li avevo comprati al mattino e poi prima di andare in palestra li avevo sgusciati. Prendo delle zucchine perché è quello che andrò a fare appunto. Un risotto con gamberetti e zucchine, le lavo logicamente, le sbuccio e le taglio a dadini piccolini. In una pentola dal fondo basso io aggiungo un pochino di olio extravergine d'oliva. E lo vado a scaldare sul fuoco. Inserisco all'interno la cipolla tagliata a pezzettini e la faccio rosolare un pochino. Dopodiché aggiungo anche le zucchine, metto il coperchio, quindi senza nemmeno l'aggiunta di acqua, vabbè, ma poi questo dipende dalle vostre pentole, se vedete che iniziano ad attaccare, mettetegli un pochino d'acqua. Io chiudo il tutto e li faccio continuare a cuocere così. Quando la zucchina è quasi cotta, gli metto all'interno i gamberetti perché i gamberetti freschi subito si cuociono. È il momento del mio amato riso. Io adoro il riso, lo mangerei sempre. Mi piace davvero tantissimo. Utilizzo quello lì normale. Voi, se po volete, potete utilizzare anche quello lì venere o integrale. Io ho la passione per il risotto normale. Lo metto all'interno così e giro un pochino in modo da far assaporare bene tutti i sapori, quindi della zucchina, del gambero, e poi vado ad aggiungere dell'acqua man mano. Con il prezzemolo prendo il prezzemolo e lo taglio a pezzettini piccolini, lo vado ad aggiungere però soltanto a fine cottura perché sennò diventa amaro, quindi quando è cotto io metto il prezzemolo, giro e servo nei piatti. Poi
perché se cuocete il prezzemolo insieme al riso, diventa un pochino amaro. Ed ecco qui il mio bel piatto di zucchini e gamberetti. Non rende tantissimo la luce perché quando ho girato questo video fuori pioveva dirotto, quindi non si vedeva niente. Merenda invece mi sono gustata queste buonissime gallette di riso con all'esterno sopra il cioccolato fondente. Sono anche senza glutine, quindi se siete intolleranti al glutine potete mangiarle benissimo. Raga, sono buonissime. Per la cena ho scelto qualcosa di super semplice, in pratica dell'insalata, questa qui l'iceberg, io la adoro perché è bella croccante. Aggiungo del sale, limone e un pochino d'olio extravergine. In una padella, invece di quelle lì antiaderenti, senza aggiungergli olio o niente, sto facendo cuocere il pollo a fiamma bassa perché così si cuoce bene sia all'esterno che all'interno e non si attacca. Gli metto la mia bella insalata condita vicino ed ecco qui la mia cena pronta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!